Eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti su questa nuova live di proseguio, diciamo così, dedicata appunto a Craftopia, dove proveremo insomma ad approfondire un po', visto che comunque la prima live vi è gustata parecchio. In tanti mi avete chiesto di fare una serie, non so ancora sinceramente se farò una serie, ma ho detto, visto che ho finito appunto oggi, stranamente prima del previsto, facciamo una nuova live di questo titolo per approfondirlo un attimino, perché comunque abbiamo visto relativamente poco nello scorso gameplay, nella scorsa live, e quindi ho detto dai, vediamo un attimino se riusciamo ad andare avanti e a fare magari qualcosina di interessante. Mi piacerebbe vedere un attimino come funziona l'agricoltura, come funzionano insomma queste cose qua, quindi le proviamo per l'appunto insieme. Come sempre ragazzi, su YouTube lasciate un bel like, mi raccomando fatemi sapere se poi insomma vorrete vedere altre live dedicate a questo titolo, perché no, fatemi sapere. E come sempre ragazzi, vi ricordo che sono anche su Twitch contemporaneamente, trovate il link qua sotto in descrizione. Quindi, ciao Randy London, Randy London, ciao. Allora, vediamo un attimino l'altare. Dunque, devo fare tutte queste cose qua, ma io devo addirittura acquistare più di 2000 monetozze per riuscire a sbloccare una nuova era. Però, noi siamo in realtà nell'era per l'appunto dell'agricoltura. Quindi, a rigor di logica, io dovrei poter creare qualcosa di agricoltura, ma non ho idea di quale sia eventualmente il. Ah, plantation, eccola qua. La plantation ce l'abbiamo. Allora, il crafting. Mo' devo ricordarmi. Non era così. Scusate, devo ricordarmi un attimo. Ok, qua abbiamo la mappa e va bene. Devo ricordarmi un attimino i tasti, perché mo non mi ricordo più assolutamente nulla. Allora, intanto qua mettiamo la spada, quella normale. Perfetto, così ci abbassiamo, così facciamo le nostre cose e va bene. Vabbè, io penso che il crafting, intanto che posso farlo anche direttamente di qua. E vediamo un attimo il plantation cosa ci può servire, perché mi piacerebbe capire un attimino. Allora, intanto dovremmo iniziare anche a farci comunque la casa, peraltro, e vorrei appunto provare a farla. Allora, qua non me la dà ancora, quindi probabilmente su qualche tavolo che posso creare la plantation. Adesso capiamo se nella workbench. Tanto se qualcuno di voi ovviamente sa qualcosa in più su questo titolo, me lo faccio sapere. C'è questo che, ok, dovrebbe essere quello, credo, per i vestiti. E intanto questo lo mettiamo a fare. Così, tanto questo non l'avevo ancora fatto, spero. No, questo qua non l'avevo ancora fatto, quindi direi che lo facciamo. Allora, così iniziamo a mettere giù anche questo. Vediamo un attimino di che cosa si tratta. Perfetto. E no, ok, come. Ah, ok, così. E vabbè, mettiamolo qua. Io mi sto facendo qua la mia casa, fondamentalmente. Allora, vabbè, possiamo farci solo questo cappello, Red Beret, e al momento null'altro. Quindi, perché non mi sta prendendo più il joystick? Ok. Iniziamo a fare questo, innanzitutto, e vediamo di equipaggiarlo. Allora, devo fare così. Oddio, cosa mi sono messo in testa? Cos'è? Una bistecca? C'ho praticamente una bistecca in testa, ragazzi. Va bene. Allora, quindi, quello l'abbiamo fatto e abbiamo detto che non ci dà nulla di particolare, a parte appunto i vestiti. Poi, cosa potremmo fare di nuovo? Allora, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo e questa ce l'abbiamo. Eccolo qua. Oh, perfetto, abbiamo qua la parte dedicata alla farming. Abbiamo anche la fillet machine. Ok, questo ce l'abbiamo. Va bene. Poi abbiamo l'altare del. Penso sia il. Come cavolo si chiama? Il teletrasporto. Credo. Abbiamo i cannoni. Qua abbiamo un po' di parti della casa. Molto interessante, abbiamo una cesta dove mettere la roba. Ok, l'overboard. Aspetta, allora, l'overboard ce lo facciamo assolutamente perché è il primo veicolo, quindi questo lo voglio fare.
Assolutamente sì, vediamo cos'altro abbiamo di interessante. La piramide. Log, copper ingot e i pillar. Ok, quindi serve un bel po' di roba. Vabbè, però io intanto inizierei a fare questi. Iniziamo a fare questi e capiamo un attimino come poterli fare. Io tra l'altro ne devo fare 5 per la mission, quindi se ne faccio altri 4 non sarebbe decisamente male. Facciamo 4. Beh sì, col cacchio, cosa ho fatto? Scusate. Allora, abbiamo detto sono qua. Facciamone 4 e fai crafta. Ok. Vai, li facciamo tutti così almeno vediamo un attimino di. Insomma, abbiamo completato anche quella mission. Poi andiamo magari a vedere un dungeon, eh. Ragazzi, adesso vediamo, visto che ci sono i dungeon, direi assolutamente di vederli. Però io vorrei vedere prima un attimino questa storia dell'agricoltura, perché mi interessa non poco. Quindi, ammazza se sono grossi. Ok, li posso in qualche modo ruotare. Q, no? No, direi di no. Quindi penso che me li dia già così. Per cui mettiamoli magari qua, dai. Ah, ok, hanno bisogno di acqua. Va bene, facciamoci qua una sorta di farm, praticamente. Un po' a scale, ma va bene. E ne abbiamo l'ultimo che ce lo mettiamo qua. Ok, ho bisogno ovviamente del secchio, che però ancora non ho fatto io. Il secchio l'avevo visto, o era qua, o era nell'altro crafting. Eccolo qua. Facciamo l'empty bucket. Perfetto. Oh, volevo capire. Ah, era qua, ok, perfetto. Allora, facciamo così e andiamo a metterlo qua sotto. Perfetto. Prendiamo il secchio e capiamo cosa ci devo fare. Ma così l'ho già riempito. Fatemi capire un attimo. Secondo me no. No. Che sta a fa? No, ok, mi sa che devo prendere con questo. Scusate, ragazzi, non stavo guardando i tasti, eh. Stavo guardando. Ah, così. Ok. Ah, e abbiamo il secchio di acqua. Sì, quindi. Posso prenderlo, scusa, il mio secchio, abbi pazienza. Perché non me lo fai prendere? Non ho lo spazio per questo. Che stai a dire che ce l'ho lo spazio? Ma ce l'ho qua lo spazio, scusami, eh. Ah, intanto m'ha già dato queste cose. Ma quindi io anche c'ho anche già la piramide. Scusate un attimo, eh. Scusate un attimo che mo voglio capire. E la Madonna! Ok, abbiamo anche già una piramide, ragazzi. E costruiamoci la piramide allora, a sto punto. A sto punto ce la facciamo, vai. Voilà! Tac! E la piramide l'abbiamo fatta. Ok, mi serve però un botto di roba per finirla. Quindi ho fatto la struttura, è comparsa una gru dal nulla. Molto bene. E abbiamo il tutto. Va bene, quindi mi dai anche la cesta. Pardon, non avevo visto che me le dava già le cose man mano che le sbloccavo. E non l'avevo assolutamente visto, non me lo ricordo io. Non so questa cosa, ma fa nulla. Allora, qua abbiamo questi. Allora, mettiamo dentro un po' di roba, va. Animal flesh. Perché ho diverse cose, va bene. Abbiamo della cacchina che metterei qua. Ok, direi che non è il caso che mi porto dietro della cacchina. Abbiamo questo, abbiamo. Beh, no, i seed in realtà me li tengo. Ok, perché così li utilizziamo. E boh, andiamo a tirar via. Andiamo a tirar via magari poi qualcosina. Ma così in realtà potrebbe anche bastare. Ok, adesso il mio secchiello d'acqua. Ciao Argonaut! Accidenti, che grossa! Ce l'ho ma non l'ho piazzata. E che serve la piramide? Bella domanda. Non ne ho la più pallida idea. Me la sono trovata nell'inventario. Non avevo fatto caso che man mano che si sbloccano le cose. Ma perché non me lo dai, scusami? Mi dice che non ha lo spazio. Ma non è vero che non ha lo spazio. Scusami, c'ho l'inventario semi vuoto. Build, material,
Cioè, prima me lo dava il secchio. Queste sono le cose usabili. Ciao Ilario. Abbiamo la piramide, ma non i vestiti. L'importante è avere un pezzo di piramide, neanche tutta. Comunque, ciao Nerd Mod. Tu l'hai trovata in uno scrigno. Forse anch'io, non mi ricordo. Ciao Danaschelli. Ma come detto, ragazzi, non capisco perché non mi prende il secchio. Cioè, me lo prende e mi dice che non ho spazio. Ma non è vero che non ho spazio, scusatemi, eh. Ce l'ho lo spazio per il secchio dell'acqua. Perché vorrei innaffiare. Abbiamo messo giù le cose. Vorrei un attimino innaffiare quelle cose lì. Quindi non lo so, Argonaut, se tu mi puoi dire perché non mi dà in realtà. Cioè, mi dice che non ho spazio. C'ho un inventario che è semivuoto. Come faccio a non avere spazio? Bella domanda. Comunque, nel frattempo che capiamo perché non ho spazio, intanto ho mangiato e stavo a schiattare de sete. Direi che facciamo. Cosa ho fatto? Perché mi ha dato un'altra piramide? Ma basta piramidi. Ah no, scusate, l'ho tolta, pardon. Non ho visto che l'ho tolta, chiedo scusa, to rimettila. Pensavo fosse una cosa inerente a alla farming. Visto stanno aggiungendo un botto di roba. Sì, ho visto, ho visto. Prossimo fix mettono le porte. Speriamo, dai, che mettano sempre più cose. Allora, questi, ok, se tengo premuto la X, tiriamo via. Ma sento puzza di secchio buggato. Lo so. Indy colpisce ancora. Sì, Speed, ma è qua è colpa anche di Argonaut. Perché in realtà era un gioco che avevo già messo in lista dei desideri, perché l'avevo già visto e già mi ispirava. E poi appunto Argonaut mi ha detto guarda che è uscito, per cui vabbè, io intanto raccatto un po' di legna che ci serve per la piramide, che sono curioso di costruire. E poi se qualcuno ha una soluzione per il secchio me la dì, perché francamente non ho capito dove sta il problema, che mi dice che non ho spazio, ma io lo spazio ce l'ho, non so quale sia per davvero il problema, quindi dobbiamo capire un attimo. Ok. Allora, un po' di legna ce l'abbiamo, ma ne serve una quantità mostruosa. Speed, pure tu l'hai preso, mi sembrava malvagio. No, ma anche perché ha un sacco di roba. Cioè, veramente un sacco di roba e ne stanno aggiungendo tantissima. Allora, devo avere tutto, quindi manca ancora legna e due pillar. Il problema è che non so come fare i due pillar. Che cacchio faccio? Devo vedere un attimino come se fanno i pillar, perché non ho la più pallida idea. Ma ditemi per il secchio, ragazzi, perché come detto io vorrei coltivare, ma devo bagnare. E ho creato il secchio vuoto, l'ho riempito, ma una volta riempito me lo butta via. Quindi non lo so. Ah, forse mo sto capendo. Forse ho un'idea. Perché può essere, dato che ho la. Tra l'altro lo scudo dove me l'ha messo? Me l'ha tolto. Forse perché avevo già l'accetta e devo avere forse le mani libere. Non ho la più pallida idea. Non lo so. Adesso vediamo di scoprirlo. Ok. Vediamo un attimino di scoprirlo. Sono tipo le meraviglie del mondo da dover costruire. Ah, ok. Adesso la legna ce l'abbiamo. Dobbiamo capire come fare i pillar. Ora, i pillar io però non mi pare di poterli craftare io, se non sbaglio. Perché io quando. Ah, no, ho capito cosa mi ci vuole. Mi ci vuole la sega. Fraintendete, parlo del tavolo per. Vabbè, però come siete maliziosi. Parlo del tavolo per rifinire le varie cose, insomma. Posso disequipaggiarla? Grazie. Ah, forse perché me lo mette qua lo scudo e ho preso anche, tra l'altro, l'overboard che voglio assolutamente vedere. Questo non è. Come faccio a equipaggiare l'overboard? Intanto cos'è che ho in mano, soprattutto? Non sto capendo cos'è che ho in mano. Non capisco. E non lo so. Se sapete come equipaggiare l'overboard, fatemelo sapere, ragazzi. Perché. Oh, adesso l'ho preso. Era per quello, ok. Perché avevo l'accetta. Praticamente lui tiene l'inventario del secchio pieno come uno slot della mano. Tanto per intenderci, mi è venuto il dubbio e il sospetto solo dopo. Quindi, noi se faccio così. Ok. Ah, così si fa. Quindi anche l'overboard si fa nello stesso modo. Ok, sto iniziando a capire. Per cui, se io prendo questo e faccio così. Però, in teoria, il secchio me lo dava qua. E non so come muovere l'overboard. Vabbè. E dimmi da tastiera, se mai Argonaut.
Ciao Vuk, benvenuto. Se no nella community. Mi sembri bravo, grazie mille. Grazie davvero. Quindi facendo così, ok, ma ne ho bagnati due? Mi sa di sì. Va bene, allora craftiamoci un attimo un altro secchiaccino. Così almeno andiamo a prendere altra acqua. Perfetto. Abbiamo anche levelappato, mi sa. Quindi, raccatta l'acqua e dammela a me. No, e mo mi dici di nuovo che non ho posta. Ah, perché quindi con un secchio quanti... Ok, cioè con uno solo vuoto tiro fuori, mi droppa quelli pieni. Strana sta cosa. Ok, ma quanti ne ho craftati? No, pardon, non è strano, ho sbagliato io a craftare i secchi. Ne ho craftati tipo 288.000, ma fa niente, vabbè, riempiamoli tutti. Dovresti poterlo equipaggiare col destro. Sì, no, ma poi per come usarlo? Perché io adesso ce l'ho equipaggiato. Perché anche da qua me lo fa equipaggiare con la X. E lo equipaggio. Ma come lo uso? Ah, LT. C'era anche scritto. LT lo sto usando, ma mi tira i calci con LT. Cosa ti... Ah, no, eccolo qua. Ah, ok. No, ok, fighissimo. Difficilissimo da controllare, ma... Come diavolo faccio io? È veramente difficilissimo da controllare. Vabbè, vado a piedi che mi sa che faccio un po' un attimo prima. Dammi tutti. Ok, grazie Ciccio. Perfetto, abbiamo i secchi. Oh, la madonna, è già cresciuto il grano. E che cavolo è? Mortaci, wow. Va bene, allora questo e... quindi con questo. Perfetto. Sì, ma in realtà credo siano già comunque bagnati e va bene. Ok, allora adesso qua ce l'abbiamo. In teoria dovremmo avere tutto, perfetto. Quindi riequipaggiamo un attimo questa. Ok, mi riequipaggi lo scudo. Perfetto. E io adesso basta che taglio così? Sì, perfetto. Ah, e mi dice che gli serve acqua, ok. Abbiamo raccolto grano. Bene, bene, mo' abbiamo capito. A posto, dove li tenete tutti quei secchi vuoti? Misteri dei videogames. Quindi, allora, abbiamo detto che mi serve il tavolo per segare il legno. Quindi, in realtà devo farlo dalla workbench, se non lo ricordo male. Erano qua i vari tavoli. Allora, dove cavolo stava? C'è anche il mercato, tra l'altro. No, non era qua. Eccolo qua, perfetto. Con questi sicuramente dovrei poter fare i pillar e di conseguenza fare la piramide. Ok, equipaggio un attimo. E per adesso... Io ormai ho colonizzato la spiaggia, ragazzi. Ormai questo è diventato tutto mio. Sono salito sopra. Ah no, questa è per la carne. Io avevo visto la sega, invece no, col cavolo. Ah, è per... La madonna, cos'è? E per affettare gli alimenti questa. No, ok, allora non li faccio di qua i pillar. Devo capire se qualcuno mi può aiutare per dove fare i pillar molto molto volentieri, perché non ne ho la più pallida idea. Qua affettiamo il pesce. Io ho visto di solito nei vari survival che conosco, i tavoli fatti così sono quelli per, diciamo così, modificare il legno. Quindi creare delle tavole di legno, appunto dei pillar e cose di questo tipo, insomma. Quindi fatemi sapere se qualcuno di voi si ricorda come fare i pillar. Mi servono per la piramide, perché è l'ultima cosa che ci manca. Adesso abbiamo la legna, abbiamo tutto, ma da qua non la faccio perché faccio solo i lingotti. Da qua ne dubito. Esatto, infatti. E quindi che cavolo mi serve? Perché io da qua i pillar dovrei averli sbloccati, no? O sono dopo, però non credo. No. No, in teoria no, dovrebbero essere qua. Dovrebbero essere qua da qualche parte, ma devo capire come diavolo si fanno. Perché sinceramente non ne ho la più pallida idea. Perché qua mi richiede... Tanto il grano è già pronto. Qua mi richiede questi qua. Mi richiede i pillar. Allora, usa per craftare la piramide o quell'altra. Ok. Ancient Civilization.
Allora mi sa che non ci sono ancora arrivato però a quel tipo di civilization, mi sa, perché mi sa che è quella dopo. Agricola Frontier Age, ok. Questa è quella della la Current, ok. Ah no, la Next e la Frontier. Ok, quindi la Next e la Frontier. No, in teoria dovrei poterli già fare. Industrial Age. In teoria dovrei poterli già fare. Fatemi sapere, ragazzi. Perché non ne ho la più pallida idea. Nel frattempo, però, io direi che intanto andiamo a equipaggiare. No, vabbè, posso farlo. Che cacchio sto a fa? Allora, fai direttamente così e fai direttamente così. Grazie. Grazie. E grazie. Perfetto, perfetto. Ok. Allora, fatto questo, andiamo a mettere un attimino l'acqua. Così almeno sono tutti a posto. Sì, praticamente con un secchio innaffiamo anche più di un quadrato, insomma, basta che siano vicini. Ok. No, però mi dovresti dare lo scudo, scusami perché mi è perso fiducia, ma se andiamo in qualche dungeon, mi sa che mi conviene avere lo scudo che non i secchi d'acqua. Va bene, quindi direi che spacchiamo intanto un attimo questi e andiamo a sto punto nel primo dungeon e vediamo com'è. Intanto che mi dite eventualmente dove trova sti cavolo di pillar, perché mi mancano solo quelli, quindi vediamo, vediamo. Mi piacerebbe fare la piramide per vedere com'è e soprattutto a cosa serve. Quindi fatemi sapere, eh. Io intanto mi appropinquo verso il. Dove è sto cacchio di orso? Mannaccia lui. Oh. Ma mo veramente mi hai rotto le palle. Mo ti sfondo di botte. Mo ti sfondo di botte che c'ho la spada in ferro. Dove scappi? Ah, adesso scappi, c'hai paura. Vieni qua. Tiè. Ok, sì, l'intelligenza artificiale ancora un attimino da sistemare perché sono. Oh, là. Abbastanza imbecillotti. Però va bene, e abbiamo anche. Cosa? No, 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 cosa stai facendo? Ho sbagliato. Così, ok. Sono anche abbastanza imbecillotti, diciamo i tizi. Lumberjacks Quick Work, ma non vorrei che io debba sbloccare questo. Perché qualcosa che ha a che fare con legno, secondo me sì. Ah no, però qua incrementa semplicemente le cose dell'ascia. Questi sono incoming soon. Money grabber. Facciamo un money grabber e via. Oggi niente Airbus. Stasera, stasera ragazzi. Stasera. Ciao Colosso. Stasera, stasera tornano gli Airbus. Allora, l'orso intanto l'abbiamo segato e va bene. Dungeon of Iceland. Va bene. Come faccio a entrare? Così. Ok. Cosa troveremo all'interno di questo dungeon? Un po' di roba da spaccare. Mazza quanto lutto. Ma che è? Ok. Questo c'è dentro la stone. Partita la musica. Guardate già là i primi nemici. Sembrano forti cazzuti, eh. Allora, madonna, sono già a livello 6, di già. Beh, si level up in fretta, dai. Money grabber ce l'ho, vabbè, facciamo anche il lumberjack qua, almeno aumentiamo un po' la raccolta del legno e via. Scusate un attimo. Basic combat, mission, ok, qua sono le skill e va bene. Skills, mission, va bene. Sei un po' nudino per affrontare i dungeon. Sì. Bel titolo questo, sì, ci proviamo. Come detto, chi è che sa come costruire i pillar me lo dica perché vorrei finire la piramide. Ma mi servono quelli. Sì, questi li vedo veramente cazzuti, eh. Ho paura che ci facciamo una bruttissima fine. Mortacci, su, a cura la magia, cioè, vieni qua. Vieni qua. Ok, quello è già morto, perfetto. Sì, però non si è messi benissimo neanche noi, quindi mangiamo che recuperiamo. Ok. Bisogna vedere qua sti specie di orchi come. Ne arriva uno per volta. Mazza, quanto sei brutto. Ma chi sei? Vieni, vieni, no, è un goblin, non è un orco. Uno per volta, grazie.
Ma questo qua con Stascia mi sfonda in quattro. No, beh, gli faccio un botto di danno, però. No, vabbè, dai, è fattibile. Per adesso è fattibile. I semi di poteto, questi mi interessavano. Aia. Quanti cacchio ce n'è di cosi? Morici. Ok. Cavoli, semi di patate io li prenderei, però. Ma ero già al massimo, vabbè, fa niente. Orco? Orchetto? Venga, venga! Fatemi sapere, ragazzi, se l'audio è troppo alto. Aia, aia. Mortacci tua. No, vabbè, loro fanno poco danno e io ne faccio un bel po' comunque. Sono anche level appato. Ah, ma questi continuano ad arrivare. Posso... Oh, sì, tanto non mi vede. Aumentare un attimo la skill. Vorrei mettere qualcosa, ecco, sul magico per la salute. Perfetto. Vorrei però mo capire come si attiva la magia. Non ne ho la più pallida idea. Cosa ho fatto? Ah, no, ho mangiato un funghetto, perdono. Sì, spara, spara. Madonna, spara. Sbagliato tasto. Taci mia. Ok. E morici, no? No, vabbè, sono decisamente semplici, questi qua da affrontare. Questi sono veramente molto molto semplici. Ciao Luca, ti chiamo Luca, abbi pazienza, ma hai un nome poco pronunciabile. Non mi sai dire dei pillar, non credo averli mai craftati, perché non riesco a trovarli. Boh, magari mi perdo qualcosa io, ma volevo capire se in sta libreria c'è qualcosa o meno. Devo mettere l'icona nel quick slot. L'icona... aspetta. Quale icona? Allora, dovrei avere un'icona di magia. In teoria, no? Ma non la vedo. Che cazzo, te tira via. Maledetto, che fai? Mi attacchi a tradimento? Mortacci. Ti sfondo. Oh. Vieni qua. Ok. Buona. Ah, mi è arrivato questo anche. Ok, ammazza che danno che faccio, comunque. Aia. Oh, brucia tua sorella, eh. Voilà. Ok, morto. Perfetto. Allora. No, come detto, come stavo dicendo... Volevo capire dove erano gli slot delle magie. Skills, active skills. Ok. Ah, eccola qua, trovata. Ok, trovato, grazie mille. Posso metterla qua? Perfetto. Quindi se faccio così. Bella sta cosa. Bellissima. Perfetto. Stai cercando le guide online, ma c'è poco e niente riguardo questo gioco. Eh sì, purtroppo. Cacchio, è indietro. Aia, parati. Che mi sponano alle spalle, sti maledetti. Tanto sono già level upato un casino. Vabbè, se qualcuno trova info sui pillar, più che altro perché mi farebbe piacere farvi vedere la piramide. Ma poi se no ci guardiamo meglio quando esco dal dungeon. Adesso ho detto proviamo ad affrontare un dungeon per vedere un po' com'è. Poi non è detto che magari li trovo qua come loot, anche se non credo, però... Vediamo. No, trovano osso. Vabbè, il bastone non me ne frega niente. Allora, sì, trovato a posto Argonaut, grazie mille. Abbiate pazienza, ma... Poi non ci ho più giocato, vi dico la verità. Quindi da che ve l'ho portato in live, poi non ci ho più giocato. E di conseguenza devo un attimino riprendere confidenza con tutto. Ma siamo noi che siamo dei nani o siamo in un mondo di giganti? Perché sì, è vero che i goblin erano grossi, però... Ok, sto raccogliendo comunque un botto di roba. Oh, allora, qua ce n'è tanti, ma tanti. E sembrano scheletri belli cazzuti. Vediamo se riesco a farmi, ok, seguire da uno, cortesemente. Ok, sì, devono sicuramente rifinire parecchio l'intelligenza artificiale, perché... Perché torno indietro che sono qua? Ecco appunto, come dicevo,
Ok, questi però sono duri, eh. Come dicevo, quello si sta parando, ma al contrario. Ok, uno è già andato. Niente, questo proprio non mi vede. Il luogotenente, tra l'altro, dovrebbe essere anche quello più forte, ma... Ah, alleluia! Oh, ti sei svegliato adesso, proprio. Mannaggia te, mannaggia. Mazza e botta che gli ho dato. No, liscio. Peccato. Aia, mannaggia, ho lisciato io. Via un attimo. Vabbè, su due non ho pigliato manco uno. Oh, là. E questo attacco qua è, diciamo, particolarmente overpower, perché, come vedete, l'attacco in salto li seguo via praticamente tutti. Niente, questa roba qua non c'ho spazio. Troppa roba, troppa roba. Sembra il loot di Skyrim qua. Questa è un colore diverso, mi sconfinfera. No? Sembrava avere uno strano sbrillucichio. No, invece no. Va bene, andiamo. Vediamo, eh. Vediamo, vediamo. Naturalmente, ragazzi, chi è su Twitch, invece, sapete che se avete Amazon Prime vi potete abbonare gratuitamente. E abbonandovi andate a togliere le pubblicità da Twitch. Ok. Allora, apriamo questi. Cosa ho dato? Del pane, un po' di erbe. Non è che mi poteva dare due pillar così che gli avanzavano, no? Sto prendendo veramente un botto. E sono già a livello 10. Cioè sto level upando da far paura, ragazzi. Allora, vediamo se riesco. Fire creation. Io voglio qualcosa delle fiamme. Voglio qualcosa delle fiamme. C'è un nuovo follower max, mi sembra, se non ho letto male. E aumentiamo un po' il combat, magari. C'è lo strike. Se no sul basic cosa abbiamo? La vitality. C'è un po' di vitality, va. Che è meglio. E ne mettiamo una ancora sulle weapon. No. Triple slash. Va bene, dai. Per le spade una mano ci sta. Ok. Max306. Ciao, benvenuto. Nuovo follower su Twitch. Ma quindi ho finito... No, scusa un attimo che voglio mettere... Un secondo le fiamme che... dov'è che erano? Allora, queste me le metti qua. Ok. Mi dare la fiamma. Cosa ho fatto? Ho craftato uno Stone Campfire. Cioè, seriamente? Ma io pensavo mi facesse tipo la palla di fuoco. E invece no. Vabbè. Vabbè, niente. Ah no, ok, l'ho già finito il dungeon. Ah vabbè, oddio, questo della... di quest'isola è veramente facilino, facilino, eh. Ma arriva un mega boss e mi sfonda di botte. Ecco appunto, infatti è quello là il mega boss. E... Porca miseria, porca miseria. Che cacchio sta a fa? Ma che sei scemo? Questo spara i laser, oh. Ma che sei matto? Però sta sempre girato di lì, eh. Ok, intelligenza artificiale non è veramente buggatissima. Che miseria. No, devi con la spada, ciccio. Ma non gli tolgo un cacchio. Mi sa che lo devo beccare. No, 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 vattene, vattene. Ah, aia, aia, aia. Porca vacca, fa malissimo. Ok, questo fa veramente malissimo. Vattene via. Mi sa che dovrei craftarmi un arco, eh. Ho idea, e beccarlo là nel centro del... esatto, sì, qua lo devo beccare. Qua gli sto facendo danno e lui non me ne sta facendo a me. No, mi si è rotta la spada. No, no, dammela a me, oh. Perché non me la prende? Ma come non ho spazio? Ma se ce l'avevo fino adesso, cosa mi stai dicendo? Stai nascosto. Non trapasserà la colonna. Ah, ok. Ok, no, perché sennò mi incavolavo un attimo. Mi dai una cacchio di spada? Sì, senti, vabbè, dammi questa un attimo. Non so perché
Non mi dà la mia di spada? Ma vabbè. No. No, ciccio. Spara, spara. Sì, sì, bravo, bravo. Oh, là lo devo pigliare, ok. Ok. Perché non mi ridà la mia spada, maledetto? Aia, mi ha fatto malissimo. In realtà no, non è vero mai. Però se magari... No, niente, questa non me la dà, ora in ferro. Guarda, se poi gli stai sotto, lui non ti colpisce. Ma noi possiamo tranquillamente colpire lui e segarlo di botte. Perfetto. Ok. Molto, molto più facile di quello che pensavo. Ma io adesso voglio capire perché diamine non mi fai... Dov'è? Ah, ok. Ah, no, perché è rotta. Ah, ecco perché, ho capito adesso. Perché è rotta, va bene. Brofield, senti, mi puoi buttare via questo e... Ok, intanto mi prendo questo. Va bene, va bene. Allora, ci dovrebbe essere in giro della mappa delle torri da scalare, dove aggrappandoti puoi scalarle in punta. E in punta prendi i pillar. Ah, ok, Nermod, grazie. Quindi non è un qualcosa che si crafta. Ho capito. Ecco perché non la trovavo. Ma io sono rimasto scioccato dal fatto che in realtà la magia del fuoco è una magia per fare un campfire. Che cacchio me la faccio del campfire, scusami? Cioè, non mi sembra necessario addirittura avere la magia per il campfire, però... Ok, qua non mi piace. Ma proprio per nulla. Open. No, però... Dove l'ho buttata la cosa? Idea. Vabbè, comunque abbiamo aperto. Ok. Ah no, forse le cose che ho preso prima dal mostro lì. Ok. Silver ingot. Molto bene. Molto bene. No, aspetta, allora Iron Axe. No, no, me la dai, ma proprio al volo l'Iron Axe. Wooden Axe. Te la tiro via e mi dai l'Iron Axe. No, non ci siamo capiti. Allora, Wooden Axe e Wooden Axe. Via e via, non me ne frega niente. E dammi l'Iron Axe. Ok, poi della pelle, una chest. Pillar no, eh. Manco uno. Taci due, niente. Va bene. E direi che abbiamo fatto. Ok. Per cui ce ne possiamo anche andare. Però ce ne servono diverse. Due pillar per ogni piano e ce ne sono diversi piani da costruire. Azza, allora ok. Mi sa che non riusciremo quest'oggi a vedere la piramide. Pensavo fosse decisamente più semplice. Però va bene, dai. Abbiamo visto almeno il dungeon e devo dire che... Comunque è una cosa... Ancora qua sei tu. Oh, ma non l'hai ancora imparata che te ne devi... Aia. Te ne devi andare... Ascolta, ho affrontato il dungeon. Te puoi anche levare, eh. Oh, gli sono salito in groppa. Vai, gli sono salito in groppa. Vai, cavalluccio. Vai, cavalluccio. È morto. Ok. Va bene, ormai gli orsi non ci spaventano più. Stavo guardando dove... Perché io qua non ne ho viste, mi sembra, di torri, però... Però non lo so. Allora, vediamo un attimino con questa. Mazza, con questa faccia... Ah, è perché quella ha due mani grossa proprio di accetta. Ottimo. Allora, niente, allora proviamo eventualmente a prendere un po' di legna. Se riesco a pigliare l'albero magari, grazie. Ok. Prendiamo un po' di legna, andiamo a mettere la cesta e magari allora a sto punto mettiamo le basi, diciamo, di una specie di casa. Visto che la piramide, idea che ci vorrà un po', facciamoci almeno una mini casetta, diciamo così. E non so poi come andare nelle altre isole. Anche qua mi avete detto che appunto questa è solo un'isola. Poi ce ne sono diciamo diverse dove ci si può andare. Credo con quella pietra del teletrasporto, immagino. Quindi dovrei provare a fare anche quella. Per cui eventualmente possiamo iniziare a fare una sorta di casetta. Buttiamo giù delle robe giusto per capire un attimo. Ah, ma qua poi comunque ricresce sempre il grano.
Perché io non gliel'ho. Ah no, l'acqua gliel'avevo messa, no, che ho detto una stupidata io. Pensavo non avergli più messo acqua, invece assolutamente sì. Va bene, va bene. Dunque, Dio, c'ho veramente un botto di roba. Allora, i muri li abbiamo. E ok, quindi possiamo. Niente, facciamo una cosa. Allora, equipaggiamo un attimo questa e la mettiamo magari per adesso qua. No, questi me la ridai. Cos'è che c'hai? Allora, aspetta che nella cesta ti metto dentro un po' di roba, perché sennò veramente qua non c'ho più niente. Ah, ma di queste ne ho due. Vabbè, allora senti una. Anzi, no, facciamo qua. Allora, questa è quella di pietra, via. La canna a pesca la teniamo. Il wooden stick non me ne frega niente. Questa non mi interessa. Questo non mi interessa. Questo neanche. Ah, posso muoverlo anche così, perfetto. Va bene, e sta roba qua magari la teniamo. Ok. Va bene, per adesso direi che può andare. Perché sto dicendo, anche per sbloccare la nuova era. Ah no, beh, per la nuova era no, più che altro mi servono le monete e queste robe qua. Allora, proviamo a fare una cosa, perché ho visto che c'era anche una cosa interessante che era il market. Ora io vorrei capire a cosa serve il market, visto che qua, da quanto ho potuto notare, siamo soli. Abbiamo anche la pietra del teletrasporto. Quindi facciamo intanto questa del teletrasporto e poi facciamo il market. Così vediamo un attimino a cosa serve sta cosa. Oh la madonna, ma qua è tutto gigante. Ma solo io sono un nanerottolo, scusatemi. Qua è tutto super gigantesco. Oh, mettila qua. Mettila qua. Ci impiegherà 6 anni a costruirla. Va bene. Allora, intanto che lì viene costruita, capiamo un attimo dove si faceva, che non mi ricordo più. Ah, questo lo devo craftare, che è il detector. Ok, che tra l'altro mi serve per anche per sbloccare la nuova era. Questo indica la presenza dei dungeon. Voglio provarlo questo qua. Voglio poi vedere com'è. Va bene, poi questa è la campana. Allora, c'era qualcosa per fare il market, eccolo qua. Poi abbiamo il cartello, abbiamo il cannon, ok, e abbiamo tutta la parte poi del building. Queste cose qua le abbiamo fatte. Ok, quindi facciamo un attimo il market, che voglio capire. Se mi mandi il link a nome video di YouTube dove viene mostrato come prendere Pillard. Ah, sì, grazie. Beh, magari su Discord, perché qua mi sa che su Twitch o su YouTube ti bloccano il bot, in automatico ti blocca il link, quindi conviene che me lo mandi direttamente su Discord, ti ringrazio, così poi lo proveremo. Allora, qua abbiamo il market, ok. E lì mettiamo l'input. Ah, ho capito, quindi questo lo vendiamo a 120, io te lo metto qua, così abbiamo 240. Perfetto. Ora, cosa ti posso vendere? Beh, questo costa ben poco. Il grano, questo grano qua? Bah, direi anche no. Abbiamo anche questa tavoletta, tra l'altro. Slot of Gru. Prezzo 5.000? Orcaccia boia. Questi te li vendo, assolutamente sì. Ti vendo questi e già guadagniamo 3.200. Sti cavoli. E va bene. Per adesso va bene così. Quindi li lascio qua. Vengono venduti da soli. In teoria. Sì, ah, ok, c'è un timer. Perfetto. Va bene, abbiamo capito come funziona il mercato. E qua, ah, così ci si teletrasporta, no? Che è il mondo di gioco. Ma su tutta questa mappa mi posso muovere. Bella grossa. Proviamo ad andare qua e vediamo. Abbiamo aperto quest'isola, che è decisamente più grossa di questa, e facciamo travel. Vediamo la nuova isola. In quale stanza? Ma mandami anche un messaggio privato, Nermod, grazie mille. Con Flight Simulator sei già stato negli States? Nì, ci sono stato con qualche VFR, ma non ancora in maniera completa, diciamo. Ma ci arriveremo. Stasera ovviamente c'è Flight Simulator 2020 alle 21. Flight Simulator 2020 alle ore 21. Ok, qua abbiamo la mappa, qua ci indica la posizione
porta per tornare indietro. Ottimo. E qua abbiamo già un'isola bella bella grossa. Ora con questo cosa acchiappiamo? Che non mi ricordo. Ah no, ma non è che quell'altro? Sì, mi sa che ho sbagliato piccone. Sì, esatto. Iron ore. Perfetto, era in cerca dell'iron ore. E guardate qua quanto ce n'è. Oh, qua finalmente abbiamo ferro in abbondanza. Le isole sono veramente una marea. Questo gioco è gigantesco. Ma infatti all'inizio sembra minuscolo, perché vedi quell'isolettina lì. Poi non sai che servono queste pietre. Io l'ho saputo perché me l'avete detto voi la volta scorsa. Che quindi ti teletrasportano in un'altra isola. E in altre isole. Di conseguenza ho detto, ma un po' piccolina. Cioè abbiamo un'isola che è minuscola. Ho detto, non può essere tutto qua il gioco. Ed effettivamente no. Nel senso che qua è assolutamente gigantesco. Come avete del resto visto dalla mappa. Poi non so quante altre cose ci possono essere. La vedo che ci sono un bel po' di casse. E poi in più, come si diceva prima, hanno aggiunto veramente un sacco di cose. Credo stiano facendo delle traduzioni, se non ho visto male. Poi Argonaut prova a darmi conferma di tutto ciò. Perché mi sembra che ci sia stato anche un aggiornamento dove, se non ho letto male, stavano parlando appunto delle traduzioni che stanno facendo. Quindi in teoria mi sa che arriverà anche l'italiano, spero, che sicuramente sarà più godibile. Anche se vabbè, fino adesso non è che sia servito molto, diciamo così, il dialogo in questo gioco. Poi non so se ci siano più avanti quest magari più complicate, ma ok, là c'è una cosa che vorrei vedere. Sa che mi si sta per spaccare il piccone, ma fa niente, ok. Ne stanno migliorando la traduzione dal giapponese. Ah, per l'inglese, ok, perché avevo letto al volo proprio prima di iniziare la live che parlavano di traduzione, ma quindi non ho poi visto con calma se stavano parlando di, diciamo, traduzioni generiche o altro. Però vabbè, magari può anche esserci possibilità che, insomma, prima o poi arrivi anche l'italiano, perché no? Allora, cibo, magari io mangerei un paio di funghettucci, così. Tanto per mangiare. Dai che tra 4 ore rinnoverai l'abbonamento al mio canale con Amazon Prime. Grazie mille. Grazie davvero. Allora, questo che cos'è? È quello che dicevate voi delle colonne? Sì, eccolo lì il pillar. L'abbiamo trovato, ragazzi. L'abbiamo trovato. Open. Ok. Pillar. Perfetto, una l'abbiamo trovato. Se ne trovo un'altra, perché lì me ne chiedeva solo due, più un botto di legna e pietra che ho già. Quindi se riuscissi a trovarne un'altra, io proverei anche poi a tornare indietro e vedere se almeno un pezzo di piramide la posso costruire, che non sarebbe assolutamente male. Però no. Oh, che cacchio è? Ma vaffan bagno, non è una roccia. Questo è vero. Che cacchio di spavento. Ero andato su tranquillo che fosse una roccia. Sì. Ah, perché è una roccia mimetizzata. Guarda che carogna. Infatti mi stavo chiedendo, ma sono proprio rimbambito che non l'ho visto. Perché si anima. Maledetto lui. Che carognaccia. Ok, qua c'è un altro dungeon. Va bene. Ma me, figo però, sta cosa non me l'aspettavo, sta cosa, vi dico la verità, non me l'aspettavo assolutamente. Là c'è un altro bestio immondo, qua c'è un orso. Vabbè, che brutto posto però. Che brutto posto. Qua, ok, ci sono tanti cattivi. Sì. Ragazzi, io sto solo cercando un altro pillar e me ne vado, Quindi, se non mi stressate, ci sbrighiamo subito e nessuno si fa male, se no. Se no, so dolori. Questo chissà che cos'è. No, ho sbagliato tasto. Ah no, ok, no, niente. Niente, niente. Avampicati ciccio. Ok. Di là stanno impazzendo, stanno esplodendo cose. Che diavolo succede?
Che cavolo sei tu? C'è un cavolo di coso volante. Qua sono abbastanza brutti, ma io vorrei capire là sopra come... Ah, sono quelli che mollano giù i barili. Pensate. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ci becchiamo. Allora, proviamo ad andare di qua, vediamo se... Abbiamo fortuna a trovare un'altra di quelle cose col pillar. Non sarebbe male. Vediamo. Quella è una piattaforma. Ah, dove mette gli estratori automatici. Perfetto. Per il sesto mese, grazie mille. Sì, perché adesso non ci sono ancora su Discord. Ma comunque, se me l'hai mandato come messaggio, vai tranquillo che appena entro in Discord mi arriva. Quindi poi non c'è problema. Ma io qua vedo cose veramente brutte. Però, ragazzi, non so se... Non credo di potermi fidare ad andare ancora qua, sinceramente. Quindi io tornerei indietro. Perché? Perché ho paura che ci facciamo seriamente del male. Mi servirebbe almeno una corazza. E adesso con tutto il ferro che abbiamo preso la possiamo fare. Quindi facciamo così, torniamo a casa. Ci facciamo una corazza. Vediamo se riesco a buttare giù almeno giusto un monolocale di base, tanto per vederla. E va bene. La roccia piatta, sì, avevo capito, Argonaut. Ma non ti dice gli abbonamenti? Ah, sì, è vero. Ah, ho visto che hai fatto l'abbonamento, grazie mille. Però si vede che con Twitch Prime, non lo so, non mi è comparso... Cioè, mi è aumentato il contatore degli abbonati e, peraltro, ti ringrazio, Speed. Non mi è comparso il messaggio, non mi è arrivato il messaggino, purtroppo. Non so come mai, a volte arriva, a volte no. Comunque qua c'è tanta roba brutta. Che non mi fido molto a vedere. Com'è che si attivava la mappa? Così? Dov'è che era la casetta, mo? Ah, il pillar me lo segnala, forse. Qua dritto dovrebbe essere il pillar. Ma mo io vorrei capire dov'è la casa. Cioè, dov'è il... Dov'è il segnalino per tornare indietro? Perché mi sono completamente perso, ragazzi. Non so più dove sono, perché intanto che andavo guardavo la chat, quindi non ho capito quale direzione ho preso. E... boh. Non ne ho idea. Sì, mi è arrivato, grazie mille. Quando guardi l'isola ti dice il livello dei nemici. Sì, ho visto che c'era scritto all'inizio, ma ho detto, vabbè, vado, non mi sono neanche chiesto. E non mi sono neanche posto il problema, non pensavo che ce ne fossero così tanti subito in un'isola vicina, quindi... ok, questi qua, sì, questi piatti sono tutti depositi, se non ho capito male, su cui poi possiamo metterci degli estrattori. E va bene, ma io vorrei solo capire come tornare alla base, ma non credo però che sia di qua. Perché qua stiamo andando verso una zona che non abbiamo scoperto, quindi... Dovrò tornare... Aia, aia! Sta facendo malissimo, non me ne sono accorto. Quindi mi sa che dobbiamo andare di qua. Sì. Decisamente. Via. Proviamo. Andiamo. Qua una moto avrebbe fatto comodo, sinceramente. Una moto avrebbe fatto molto comodo. Io da dove diavolo sarò spawnato? Penso di qua. Credo. Boh. Noi proviamo ad andare di qua. Perché di là vado verso zone che non ho ancora esplorato, quindi eviterei. Ah, eccola qua. Trovata. Perfetto. Bene. Abbiamo trovato. Vai, torna un attimo qua, per carità. Che proviamo giusto al volo a fare l'armatura, perché ero curioso di vedere come stavamo, come eravamo belli con una bella armatura indosso. Almeno siamo anche un attimino più difesi. Visto che abbiamo capito che ora i mostri sono decisamente più cazzuti di prima.
Un pillar l'abbiamo trovato. Adesso vediamo un po' se è quello giusto, perché in teoria qua uno di due, sì, ok, quindi mi manca un pillar e posso costruire un pezzo quantomeno di piramide. E non sarebbe male. Ma vabbè, non sarà sicuramente così, così semplice. Però, vediamo. Allora, intanto mettiamo qualche skills. Facciamo il level up su questa, posso? Ok. Fire creation livello 2. Va bene, ma se io mo... Scusate, voglio fare una creation. Cosa fa? Mi fa il campfire. Ma sto sbagliando qualcosa io? Perché la magia del fuoco pensavo che, ne so, che lanciasse sfere infuocate, qualcosa del genere. Mi continua a fare campfire. Che cacchio me ne faccio? Allora, qua sono gli archi e va bene. Qua hanno venduto? No. No, 5 minuti e 40 ancora. Dove si faceva l'armatura? Che non mi ricordo. No, non era qua. No, non era qua. Ma non era nella fornace. No, qua ok, trasformiamo. Beh, i lingotti intanto li facciamo fare. Allora, facciamo questi. E poi facciamo anche quegli altri. E allora era qua per forza, nella blacksmith. No. Accessori. Non mi ricordo dove... Ah, forse le potevo craftare io? Ma non credo però, io posso craftare un'armatura, non penso, no, infatti. Mi ricordate un attimo, scusate, dove si facevano le armature? Perché francamente... Ce l'avevo il banco per fare le armature, ne sono sicuro. Perché le avevamo viste. Ma questo non è perché mi fa fare solo questi, quindi non è questo. No. Lavor bench, no. Perché non mi dà le armature. Dove diamine che si facevano le armature? Non ho la più pallida idea. Qua no, perché si affetta il pesce. Nel blacksmith. Ah, devo scorrere in basso. Infatti dicevo, mi ricordo che l'avevamo visto. Ok, qua ne faccio 99 così. Blacksmith, che è questa. Ma non mi va più in basso di così però. Com'è possibile? Ma forse perché dipende dalle cose che... Perché mi dice vai in basso, ma non mi fa andare in basso, più in basso di così. No, sono al massimo. Copper blacksmith. Perché ero anch'io sicuro che erano qua, A meno che non ho abbastanza lingotti e me li sblocca man mano che ho più lingotti. No, non mi fa andare più di così, No, confermo che non mi fa andare in basso. Infatti per quello che non sto capendo, perché io mi ricordo che l'avevo fatto di qua. Ma anch'io mi ricordo che erano qua, Argonaut. Sono sicuro di aver visto le armature e sono sicuro di aver detto, d'aver visto che costavano un bel po' in ferro. Tant'è che ho detto, cerchiamo ferro e la prossima volta le facciamo. Però questa è Copper Blacksmith. Non è che hanno messo un'altra Blacksmith del ferro? Però mi sembra strano. Magari con l'ultimo aggiornamento, però. Non saprei dove, sinceramente. Perché qua mi fa fare solo i cappelli, quindi vestiti in tessuto. Qua non mi dà nient'altro. Ah, dovevo anche vedere il detector, tra l'altro, come funzionava. Che non ne ho la più pallida idea. Equip, non me l'ha equipaggiato? No, l'ho buttato via, pardon. Allora, detector. Vediamo. No, comunque sono sicuro che... Ok. Ah, me lo dà così. Direttamente fa il whip. Whip, sentite? Fa questo suono qua e penso quando ci avviciniamo si intensifica. E va bene, ma il fatto è che non ho altri banchi di lavoro. Questo l'abbiamo fatto. Il copper blacksmith, la stone furnace e la workbench. Che abbiamo già. Quello lì l'abbiamo già fatto.
Non sto capendo, sinceramente. Magari si è impallato. E o c'è un problema. Perché l'aggiornamento l'hanno fatto da pochissimo. Cos'è che l'hanno fatto ieri, mi sembra, l'avevo visto. Quindi o hanno cambiato e non sono più qua, o non ne ho veramente la più pallida idea. Non sto veramente capendo. Capendo come mai, ma vabbè, niente, proverò eventualmente a... Però è strano perché vi ricordate che l'avevamo sbloccata, o che le hanno cambiate come era tecnologica, però mi sembra... Allora, la prossima è... qua abbiamo le cose dello scavatore, fighissimo, quindi... Next Age e la Frontier Age. Ok, dove abbiamo? Liverstock Farm, va bene, abbiamo questi... Queste cose qua. No, però aspetta, la plantation forse è di un livello superiore. Perché dove sono io la current age è quella dell'agricoltura. Sì, perché queste cose non le ho. Questo possiamo fabbricare vestiti con la loom. Va bene, ma non vedo, non mi pare. Ah, eccole qua le armature, sì. Le ha spostate, vabbè, ma siete delle carogne però. Cioè le hanno spostate adesso che a me serve progredire, ma porcaccia la miseria. Eh sì, perché io tutte queste cose non le ho, le barricate, bioetanolo, la moto. No, ok, sblocchiamo tutto nella prossima era, che però mi richiede un botto di soldi. I fiori, vabbè, non sono un problema, il radar detector ce l'ho, e vabbè, fare uno scudo in rame non è un problema. Il casino è che... Che cavolo sta succedendo? Il casino è che mi richiede un botto di soldi, fondamentalmente. E lì è un bel problema, è un bel problema, ma... Sì, sono stati bastardissimi, cioè se raccoglievo un po' più di ferro l'altra volta ce l'avevo. E vabbè. Va bene, ragazzi. Allora, comunque, io volevo fare giusto un'altra oretta per vedere ancora un po' di cose di questo Craftopia. Che, come detto, veramente molto interessante, perché comunque ha una quantità di roba esagerata. Sicuramente ci sono ancora un po' di cosine da migliorare, come abbiamo visto intelligenza artificiale che con i nemici, insomma, che si buggano, che non vi vedono più, insomma, che non sono proprio, diciamo così, intelligentissimi. Però a livello di quantità di roba all'interno del gioco e di mondi, da quello che abbiamo visto, insomma, di isole, sono veramente veramente tanti. Quindi può essere veramente interessante se continuano a svilupparlo in questo senso. Quindi insomma, speriamo che sia così. Quindi, ragazzi, facciamo una cosa. Intanto saluto Darlax92, nuovo follower su Twitch. Io direi che concludo qua questa live di approfondimento, diciamo così, su Craftopia. Mi raccomando, non perdetevi questa sera alle 21 la live su Fly Simulator 2020, e fatemi sapere, lo dico anche per chi guarderà questa live nei prossimi giorni, se appunto volete vedere ulteriori approfondimenti, col fatto che, come abbiamo visto, da una volta all'altra, da una live all'altra, magari potrebbero anche cambiare delle cose nel gioco, perché comunque lo stanno aggiornando parecchio. Quindi fatemi sapere, ci becchiamo questa sera alle 21. Grazie mille a tutti per aver visto questa live, per i soliti consigli e suggerimenti, e ci becchiamo più tardi. Ciao.